Meritava sicuramente qualcosa in più un Picerno in piena emergenza, ben 7 assenze per Tomei che si reinventa soprattutto in difesa ma non trova la vittoria. La Cavese va avanti, poi resiste agli assalti lucani, 1-1 al Curcio. Brutto pallone perso da Loreto, subentrato a Capitan Piana infortunato, il mancino di Esposito non gira abbastanza. Al 23esimo quest'ultimo serve in verticale Maiorino, primo intervento di uno straordinario Boffelli, sul pezzo anche al 42esimo. Esposito innesca Petito, aggancio col destro, palla sul sinistro, ma Boffelli chiude la porta e si salva anche un minuto dopo al 43esimo con Guerra che manda alto da due passi il cross perfetto di Pagliai. Il Picerno fa le prove, ma nel secondo minuto di recupero il gol lo trova la Cavese. A fondo di Sorrentino, rasoterra micidiale per Fella che buca Merelli anticipando tutti. Seconda rete consecutiva per l'ex Monopoli, mette gli anni avanti proprio al tramonto del primo tempo. I lucani non meritano lo svantaggio e lo dimostrano nella ripresa. Al 57esimo Konaté tocca con la mano in aria e concede ai rossoblù l'occasione di rientrare in partita. Franco non se la lascia sfuggire, dal dischetto fa 1-1. La pressione è costante, la squadra di Tomei vuole vincerla. 63esimo Citarella pasticcia e lascia spazio a Pitarresi, conclusione larga di un soffio. 66esimo bella combinazione tra Vitali e Pagliai, tiro cross insidioso toccato in angolo da Boffelli. All'81esimo l'unico e pericolosissimo squillo dei metelliani, cost to cost di Sorrentino, Merelli a tu per tu, abbassa la saracinesca. Il Picerno ristabilisce le gerarchie all'83esimo, Sant'Arcangelo conclude su Boffelli, Petito respinge clamorosamente sul fondo. Il portiere campano è il migliore in campo e a ridosso del recupero consacra il punto dei suoi, respingendo con la punta delle dita il destro di Cecere. Amaro in bocca per la Leonessa che resta comunque imbattuta, terzo risultato utile di fila per la rocciosa Cavese.